Ragazzi, terzo episodio della Randomizer di Nazuma Eleven 2 Bufera di Neve. Io sono AndreLink91 e cominciamo questo nuovo episodio. Che cosa è successo? Ah sì, Axel che se ne deve andare dalla squadra. Vabbè, purtroppo capita, se uno non ci sta con la testa sul pallone, deve fare quello che deve fare, cioè andarsene. Capitolo 3. Capitolo 3, la stella del nord. Andiamo a Milano? Andiamo all'Alpine Junior High. Ma l'Alpine Junior High dove si trova signorina Aquilina? Ce lo dica. Niente, i dati. Sean Frost. Ah, sicuri? Io dico di no. Deve essere un attaccante davvero speciale. Usa una tecnica chiamata tormenta glaciale. Ma è strano che si abbiano tanti dati su una scuola che non è mai stata ammessa al Football Frontier. Le qualificazioni regionali per il prossimo Football Frontier sono al momento sospese. Quindi come fanno a saperlo? Eccolo, ce lo confermano anche loro. L'Alpine Junior High non ha mai partecipato a Football Frontier. Quindi non c'è traccia delle loro abilità calcistiche. Ma allora, come facciamo a sapere che c'è un attaccante che usa tormenta glaciale? La cosa che mi dà fastidio è che i personaggi usino i loro nomi veri e non quelli randomizzati, perché Level 5, per risparmiare tempo di programmazione che ha fatto, durante la stesura della storia ha detto: ma invece di fare una funzione character name, perché non facciamo che li chiamiamo direttamente per nome? Io odio quando accadono queste cose. Level 5, e che cavolo. Andiamo a Hokkaido, yeah! È uno dei posti che mi piacerebbe molto visitare una volta in Giappone, perché fa freddo. E a me piace il freddo, quindi ci vorrei davvero tanto andare. Ottimo. Pronti a proseguire? Yeah! Io intanto faccio sempre un po' di giretto, no? Per vedere se c'è qualche oggetto da trovare. Magari è qualcosa di importante, perché in teoria io ho randomizzato gli scrigni, però vediamo. Ma non mi pare molto randomizzato sto scrigno, ma neanche questo. Ok che keep important items, però cioè, insomma, non è per dire. Che cosa è? Salve? Pronti? A freddo, forse? Salve! Sembra che abbia la nostra stessa età. Ci siamo persi, non è che per caso potresti mostrarci la strada giusta? Secondo me è morto. Ecco un po' di cioccolata. Dove l'hai presa la cioccolata calda questa? Hai ancora freddo? Non ha la vostra stessa età, tranquilla che non ce l'ha per niente. Dove vuoi che ti porti, figliola? Vediamo, dovrei proseguire sempre dritto come un tiro di collo pieno. Ovviamente, mi piace questa espressione, io adoro il calcio, certo. Figuriamoci. Proseguiamo quindi su per la crina innevata, un'altra volta, sperando di riuscire a farcela. Ok, andiamo. Te la stai cavando bene, continua così. Sembra quasi una presa per il culo proprio, ma palesemente. Oh, guarda che bel campo. Proprio spolverato a dovere per la partita. Una partita in generale. È ovvio anche che è in terra, perché l'erba qui difficilmente cresce l'inverno. Anche se dovrebbe. Il problema è la neve. Abbiamo anche qui dei fan, ragazzi. Abbiamo vinto il Football Frontier lo scorso mese, praticamente. Neanche un mese, pochi giorni fa. Sarà passate 3 settimane neanche. Dobbiamo chiedere un po' di informazioni in giro per cercare Sean. Per trovarlo, non cercarlo, trovarlo. Vabbè, tutte e due alla fine. Ah ecco, lui ha visto Sean. Stava parlando con alcune ragazze davanti al cancello principale. Ah, non li aveva viste prima d'ora, quindi saranno sicuramente le nostre tipe. Andiamo a riprenderci ciò che ci appartiene, ragazzi, forza. Non possiamo lasciare le nostre tipe in balia di un bel imbusto come Sean Frost. Dove sei, Sean Frost? Fatti vedere, marrano! Eh? Ma aspetta, ma non è che è lei. Ma allora si chiama Shauna, non Sean. Tutti nomi strani. Ah, lei è Sean Frost. Shauna. Pensavo fossi completamente diversa. Perché? Cosa dovrebbe... Allora, i nomi dei personaggi sono casuali, ma il gioco devo capire se fa affidamento sul nome o sul personaggio, perché il personaggio dovrebbe essere Sean Frost questo, ma ha tormenta glaciale. Però King ha le parate, bisogna vedere. L'hanno chiamato femminuccia, ma è femmina.
Sei piuttosto scortese, ma tu sei femmina. Ah, certo, è femmina ma si identifica come un maschio, va bene, ci può stare. Niente, dobbiamo sfidarla prima, non possiamo vedere se è maschio o femmina, non si sa. Oh, eccoci qui, pronti per la partita? Certo, siamo pronti. Attenzione, che succede? C'è un Frost che gioca in difesa, ma non era un attaccante? Forse vuole tenersi. Era Aiden l'attaccante. Aida perché erano sorelle. Hai detto qualcosa? Ci stanno prendendo in giro. Insegniamo loro un po' di buone maniere, giusto? Allora, che mi significa una scuola che ha come stemma un fiocco di neve, eh? Ma che nome è questo? Quest'altro non ce l'ha, beh, dovrebbe essere. No, King. Chi è questo? Questo non si sa proprio. Victor. Ma Xi. Axin. Ma abbiamo degli avversari fortissimi. No, Waldon, cosa? Lei! Raga, questi ci fanno il culo oggi. Ma di prepotenza poi ce lo fanno. Vai al centro! Ma che co. Ma perché? Cosa ha fatto? Bambito! Al centro! Subito! Vai, Victoria! Ma non è. Ma che. Ma quale fuorigioco che quando l'ho passata stavo davanti, stavo dietro a tutti! Ma levati! Ma per favore! E poi Victoria, come ci è arrivata la centrocampo quassù? Vabbè, io non mi ancora uso quelli normali perché non mi ricordo tutti quanti. Però facciamo a capirci, eh? Voglio dire. Ma che portiere avete? Ma che portiere sotto le gambe! Ma levatevi, va, fatevi da parte, Alpine dei miei stivali. 10 gol, come l'ha fatti questi? Col binocolo l'ha fatti. Mamma mia, ragazzi, davanti al portiere. Colpo di testa, vai. Ma però voglio umiliare sto cane. È un cane. Ma finire primo tempo sullo 2-0 non è male, ragazzi, eh. Quindi ci sta. Mi piace. Attenzione, tocca a te. Chi è Shona? Ah, cambia forma. Sembra un'altra persona. Sì, ora è Super Saiyan perché gli sono drizzati i capelli. Ah, ok, vi mostrerò come si fa. Ah, ho capito ora. Vabbè, potevate dirlo prima. Praticamente cambia sesso, no? Da femmina diventa uomo. Da donna diventa uomo, capito com'è? Forte. Ci può stare, ma dobbiamo capire perché. È ora di fare un gol. Oh santo cielo, tutto ciò è bellissimo. Ragazzi, ragazzi. Io. No, che bello. Aspetta, aspetta. Ma che banda di perdenti che sono a perdere voi! Sono a perdere voi, siamo un gol sopra! Ascoltatemi tutti. L'unico vero attaccante sono io, Sean Frost. Ma vai via, Shauna. Allora, io no. Ho praticamente la lore di questo personaggio. L'ho costruita sul fatto che si chiamasse Sean e fosse però femmina, ma si identificasse come un lui. Ora però è diventato. E poi ho detto: ah, si trasforma e diventa maschio. Ma il fatto è che è diventato veramente maschio. Vedi, eccolo! È diventato maschio! È diventato! Bellissimo. Questa lore creata così, no? Un po' per gioco si sta rivelando piuttosto veritiera, eh? Guarda un po' ora! Fammi un po' la tecnica! Ah, beh, vorrei ben vedere! 10 metri lontana, non lo so. Vai, Holy Diver, Holy Diver! Vai, Holy Diver! Tiro fulminante! Oh yeah! Vediamo un po'. Non lo para. Ah!
E allora, Shona Frost è tornata normale. Se, abbiamo perso. Cioè, normale, dipende cosa è normale per lei. Attenzione, c'è un video? C'è un... Oh, ah, guarda un po'. Janus. Terrestri, se state guardando questo video significa che la vostra squadra è stata selezionata. Giocherete contro l'Alius Academy. Non potete rifiutarvi. Se perderete verrete annientati. La vittoria è la vostra unica salvezza. Ok, vinciamo allora, no? L'Alius è alle porte, giusto? Vorrei unirmi alla vostra squadra in vista del loro arrivo, sempre che a voi vada bene. Ok, abbiamo un nuovo attaccante. Durante la partita ho notato che la squadra potrebbe ancora migliorare in termini di velocità. Va bene. Ah, quindi faremo un po' di allenamento sulla crina innevata? A correre su per la collina, aumentiamo la resistenza e quindi poi quando corriamo piano, in piano intendo, siamo più veloci? È qui che ti alleni? Sì, non male, eh? E quale tipo di allenamento segui esattamente, Shona? Vediamo un po'. Quindi va con lo snowboard. Ma non è un allenamento, è un divertimento questo. Non capisco qual è il senso. Ah, perché affiniamo i nostri sensi. Vabbè, lui è playmaker, lui capisce tutto. Il capitano ha pensieri positivi. Chi è? Chi è quel suono carnoso? Sei una scheggia. L'allenamento ha dato i suoi frutti. Ma chi è? Beh, grazie. Ma chi è? Non mi sono presentato. Mi chiamo Xavier Foster. Piacere di conoscerti. Ok, che nome? Io sono Turnbull, il capitano della Raymond Eleven. Lo so, siete i vincitori del Football Frontier. Beh, chi è che non lo sa? Abbiamo una cosa in comune, potremmo andare molto d'accordo. Davvero? E dici di allenarti con me? Sei sicuro? Certo, quelli che amano il calcio sono una grande famiglia. Sei proprio un tipo interessante. Un suono. Un'altra valanga? Che cosa facciamo? Quelli degli Alius Academy stanno arrivando! Sono apparsi all'improvviso sopra la città. Le radio e le stazioni televisive sono in subbuglio. Ma come hanno fatto ad apparire sopra la città? Volano? Oh, finalmente possiamo vedere Maul King. Ah, quindi si chiama Maul lei, non Shona. E vabbè. Ha diverse personalità, quindi. Non è che può trasformarsi da donna a uomo. Ma anche la personalità è diversa. Ha più personalità, quindi. Quindi, ah, ho capito. Allora, il suo nome di battesimo è Maul King, ok? E qui non ci piove. Però, si fa chiamare come Maul King, si identifica come uomo e si trasforma in uomo. Raga, tutto ciò è bellissimo. Ah, ecco l'Alius, va. Pronti? Salve. Buongiorno. Presidente, come va? Quindi sarebbero questi gli alieni, già. Vi stavamo aspettando. Non vi permetteremo più di tiranneggiare in questo modo. Marco Ivano. No, non sono Marco Ivano. Questo è convinto che io sono Marco Ivano. Io sono Turnbull. Toro che gira, capito? Turnbull, ok? Non riesco a capire perché continua a correre in difesa delle altre scuole. Ma sono fatto così. Non ti sono bastate due sconfitte per capire che siamo superiori a voi in tutto e per tutto? Ma è perché non ci siamo allenati prima, capisci? Ora che siamo allenati siamo più forti. Che cosa? E va bene. Come dite voi umani? Non c'è due senza tre. Tu sei pure... Alieno! Questi qua hanno la polpetta di riso, importa. In attacco abbiamo Thor Inker e Mysterious Squats. Questo fa gli squat in palestra. Vai, partiamo. Pronti. Si gioca. Hopla, al centro per Emerson che prende palla. Vai, un blocco stradale. Grande Emerson, ehi là. Ah no, sfondamento. Oh no, gravità massima. No, la gravità è super. Wow, ha rotto il campo, rotto. Fallo, eh. È un fallo. Ok, allora, gol, via. Andiamo al gol. Dragolato. Fermete. Viverna, ripetiamolo, perché ha le ali attaccate alle braccia. Yeah. Buco nero. Ah, vuoi risucchiare la mia palla?
Detta così è bruttissima. Però, non ce l'ha fatta. Meglio così. In tutti i sensi, proprio meglio. Sì, però in difesa Shona non serve a nulla. Dai, oh, vai, piccoletto Jones. Yeah. Ok, ah no, troppo al centro l'ha messa. Mi dispiace, Emerson, scusa, Emerson. Mi dispiace. Ah, ok, preso palla comunque. Oh, andiamo con un tacchetto acrobatico, vai. Nel cervelletto, mettiglielo proprio qua. Qui là. Ma che è, che è? Quanto? Quanto? Mamma mia. Bravissimi tutti. Grande, oh. Mica male. Eh? Hai capito? Oh, Brasher, vai. Brasher, perdi palla pure. Ma che fai? E combini, Brasher. Dai che sei bravo, che lo so che sei bravo, dai. Cerca di non farti più sfuggire il pallone, eh. Vai in porta. Scatto repentino. Dov'è? Vola! Quanto è veloce! Ragazzi, ragazzi. Ecco. Allora, ripeto, qui. Ma questo è neanche il corpo. Ma dove va? Dove si presenta? Oh, rubata. Ah, ok, qui. Emerson, corri. Vai. Grande illusione. Non te l'aspettavi? Oppla. No, ma dai. Ma quanto è veloce quello. Gazelle, grande. Vai Gazelle, vai. All'attacco. Tacco acrobatico. Pemmete. È una cannonata. Più che un tacco. Oh, forse va fuori, L'ho vista un po' troppo verso il lato. E invece no, è gol. A primo tempo finito, ma direi che la squadra, ragazzi, sta dominando, insomma. Guarda i pari. Coraggio, prova a prendermi se ci riesci. Dove aggiungo? Credete di essere veloci quanto noi? Non lo permetterò! No! Che peccato. Provaci ancora. Ma è impossibile! Sì! Allora... della rivolta! Ragazzi, sto gioco, l'unica cosa che mi è dispiaciuta più di tutte sono state le voci. Perché nel primo usavano le voci dell'anime, bene o male. Specialmente per Mark. Vabbè, cioè, se fai cagare, è inutile. Non voglio di tormenta glaciale di qua, tormenta glaciale di là, ma poi non combini nulla. Dicevo, la delusione più grande sono state le voci. Non adatte assolutamente, proprio per niente. Nel primo usavano le voci dell'anime, dice, sai, almeno qualcosa c'è. E anche, vabbè, poi tutta quanta la nascita della squadra, eccetera, eccetera. Il 2 resterà sempre il mio preferito, però le voci, ragazzi, nulla da fare. Un po' la tormenta glaciale, vai, fa vedere questa tormenta glaciale quanto è forte. Su! Sì. 1, 2, 3 e let's go. Ma ci sta, dai, ci può stare. Tu pari? Con buco nero, niente, non faccio uccetto? Va bene, va bene. Vediamo un po', va. Attacco acrobatico con Gazelle. Facciamo anche il quinto, raga. 5-0 contro l'Alius, si può fare? Si può fare 5-0 contro l'Alius? Vai, guarda. Stupendamente bello. Ce l'abbiamo!
l'abbiamo fatta, Mark! Eh? Non può essere. Non serve che tu aggiunga altro, Jax. Lord Dvalin! Chi sono? Janus, sono qui per informarti che sei stato espulso dall'Alius Academy. Ora la tua vita non vale più nulla. Ehi, tu! Ma chi ti credi di essere? La Gemini Storm aveva rivelato che nell'Alius Academy c'era una squadra ancora più forte. Quando l'Epsilon si mostrò ai nostri occhi rimanemmo senza fiato. Era davvero quella la forza prodigiosa dell'Alius Academy di cui parlava Janus? E se ne vanno così. Quindi ora che quello è stato espulso è finita. Ehi Shona, perché non giochi a calcio con noi? Ma sì, dai, ti unisci alla nostra squadra e parti, dai. Guarda un po' il mondo, almeno il Giappone, visita un po' il Giappone, su, forza. Fantastico, sono felice di averti nella squadra. Bene così allora, tutto risolto. Intanto altrove. Oh, dei rami spezzati, una valanga. Eh già, quanto pare. Ah. Ah. Quindi stanno mettendo in atto il loro piano. Ma chi? Sarà interessante. Ma è il re Dark. Immagino che sia ora di formare la mia squadra. La chiamerò Absolute Royal Academy. Ma Royal Academy non è un marchio registrato? Quello era Ray Dark, o meglio, quello che noi conosciamo come Ray Dark. L'Epsilon sta per attaccare in una piena intenzione di farci sconfiggere. Va bene, va bene. Il segreto del nostro nuovo amico Scott. Non importa. Scoprilo nel prossimo capitolo verso l'illuminazione. Giusto. Nel prossimo capitolo scopriremo tutto. Cioè, o meglio, l'Epsilon. Ma qui c'è una persona che ancora non conosciamo. Ragazzi, ma noi vediamo il futuro allora in queste piccole scene. Devo dire che questo capitolo si è rivelato più particolare di quanto pensassi, ma molto facile. Ma dico particolare perché abbiamo scoperto che abbiamo in squadra una giocatrice che, seppur femmina, ha però tratti molto maschili, si fa chiamare come lui, e tra l'altro quando si trasforma può diventare un maschio effettivamente. Quindi, wow, tutta lore questa. Ragazzi, ad ogni modo il video termina qui, vi ringrazio per averlo seguito. Questa randomizer si sta rivelando più impegnativa di quanto immaginassi perché è un po' particolare il tutto. Comunque sia, bah, vediamo come andrà avanti. Ad ogni modo in descrizione trovate il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!